Ben ritrovati sul nostro canale. Continuiamo la nostra maratona sull'argomento del MIDI. Nel secondo tutorial abbiamo parlato di come una traccia MIDI possa diventare una traccia audio con la funzione Freeze. Oggi vedremo quegli ulteriori aspetti tecnici che caratterizzano la channel strip del MIDI. Abbiamo spiegato quali sono le funzioni della prima colonna della channel strip del MIDI. Adesso vediamo le funzioni della seconda colonna. In cima alla seconda colonna abbiamo i controlli del chorus e del reverbero. Apriamo il nostro sintetizzatore VST. Selezioniamo la traccia MIDI. Abbiamo il controllo del chorus che agisce direttamente sulla manopola del chorus del TTS-1. E altresì la manopola del reverbero che agisce sul nostro VST. Andando ancora sotto abbiamo lo Snap to Scale o Aggancia alla scala. Quando l'opzione Aggancia alla scala è abilitata, tutte le note designate nella vista Piano Roll o nella Inline Piano Roll rimangono all'interno della scala selezionata, anche se le stesse note vengono spostate. Vediamo qualche esempio pratico. Supponiamo ora di abilitare Aggancia alla scala su una scala in Do, una diatonica stile Dorian. Andiamo ad aprire il nostro piano roll e, come potete vedere, la nostra scala di Do sarà caratterizzata da quelle che sono le caratteristiche della scala Dorian. Quando l'opzione Snap to Scale o Aggancia alla scala è abilitata, si visualizzano delle righe grigie ai livelli di tonalità che non fanno parte di quella scala selezionata. Inoltre, sia lo strumento seleziona che lo strumento disegna visualizzano un'icona di diapason quando si creano o si modificano delle note. Per abilitare o disabilitare lo Snap to Scale per una singola traccia, è possibile fare il click sull'icona dell'Inspector nel canale MIDI. Oppure, nella vista Piano Roll, nel riquadro Elenco Tracce. Se il riquadro Elenco Tracce non dovesse comparirvi, avete qui l'icona Espandi Elenco Tracce. Dopodiché, tasto destro, sulla traccia selezionata, abilita, disabilita Snap to Scale. Per bypassare momentaneamente la funzione Snap to Scale, potete selezionare la nota e tenere premuti tutti e due i pulsanti del mouse. Diversamente, soltanto con la pressione del tasto sinistro non sarà possibile portare la nota nel campo selezionato in grigio. Per scegliere una scala sarà sufficiente selezionare dall'elenco tutta una serie di scale a nostra disposizione. Eventualmente è possibile anche gestire il tipo di scale, modificare il tipo di scale esistenti, salvare eventualmente i preset e, quando ci sono delle modifiche ma desiderate riportare i valori allo stato originale, potete cliccare su Valori predefiniti e selezionare Ripristina scala corrente, ripristina tutte le scale mancanti, ripristina tutte le scale originali. In questo modo le scale saranno riportate allo stato di default. Questa funzione lavora anche nel caso cancelliate erroneamente qualche scala. Per scegliere come Keyquark gestisce le note non in scala, apriamo la finestra di dialogo dal menu a tendina e andiamo a selezionare Impostazioni Snap. In queste impostazioni possiamo selezionare Sposta sulla nota successiva più alta, Sposta sulla nota precedente più bassa, Sposta su nota più vicina. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ringrazio per averci seguito, mettete un like se vi è piaciuto, condividete, attivate la campanellina e alla prossima!